Round one. Fight. Allora, iniziamo il match. Play with fire. Con Laura, controllata da Albe, contro Vaca, con Dalsim, il team. We have a mage. Laura è un personaggio che gioca moltissimo sui suoi mix-up, sul confondere l'avversario, fa sempre pressione, mentre Dalsim deve gestire molto bene le distanze, sfruttando tutti i suoi attacchi, le palle di fuoco e ogni trappola che può piazzare, anche il volo, molto utile per rompere il ritmo dell'avversario. Laura però non vuole lasciare spazio a Dalsim per fare il suo gioco, cerca di avvicinarsi, ma i mix-up di Dalsim sembrano abbastanza safe ed efficaci. Teleport! E con la presa si porta a casa il primo round. Il team We Have a Mage si contorce tantissimo. Dalsim, Dalsim riprende la sua offensiva e questo round sembra andare in una sola direzione, la direzione che incendia Laura e la porta quasi verso l'angolo. Il team Play with Fire sta giocando davvero col fuoco, ma non sembra gestirlo, in quanto Dalsim si porta a casa un primo match. Vediamo se questo team viene proprio distrutto dal fuoco che ha scelto come elemento per rappresentarli, ma il team We Have a Mage lo manipola con i suoi incantesimi. E abbiamo Sephiroth che porta Mika, spero che farà una figura meno barbina di me. E invece il counter pick è un Bison per Vaca. Round 1. Fight. E inizia subito il match. Bison è un personaggio che può essere giocato in molti modi diversi, metodico e calmo quando serve, può passare all'offensiva e fare un sacco di danni, ma Mika invece ha un solo modo di giocare, e il suo modo è buttare all'angolo e confondere l'avversario con i mix-up, un sacco di danno. Inizia la giostra di Mika, Bison esce subito, deve fuggire da questo angolo devastante, un po' come giocare a Mora cinese arrivati a un certo punto contro Mika. Ai ai ai, con una presa il comeback di Bison e prevale. Mika è molto veloce, però comunque Mika è un personaggio con tutte le normal molto veloci, molto safe, e una volta che arriva Mika e ti spinge, il suo obiettivo è portarti all'angolo dove ha un vantaggio incredibile. Esatto, mentre Bison può giocare bene in tutto lo schermo, Mika li vuole all'angolo gli avversari per dare il massimo. È praticamente un 50-50 ogni cosa che fa. E infatti un sacco di danno per Mika, ma Bison, abbiamo visto, è in grado di fare un comeback. La intercetta! Se la palleggia Bison e con la sua critical art massimizza il danno e sono praticamente pari. Ha riportato la situazione in gioco. Ma Mika lo prende, lo sbatte all'angolo. Bison azzecca l'input da dare, esce, lo sbatte ed è meglio. Sephiroth 89 ci lascia col suo pad e abbiamo un altro pad player, Piase. Sono belle queste emozioni in cui lui ci fa credere di stare perdendo meramente, ma poi si riprende, è una situazione, e si aggiudica il match. Succede molto spesso in Street Fighter, infatti l'hype di questo gioco viene proprio dal fatto che ogni occasione è buona, basta sfruttare bene un errore dell'avversario e si può ribaltare la partita. Mai arrendersi. Un po' di consigli vengono scambiati fra i player. Il team Play with Fire deve di nuovo affrontare le fiamme di Dalsim contro Nash. Vediamo subito Nash controllato da Biase. Da Biase, scusate, un personaggio fastidiosissimo, entrambi hanno la possibilità di teletrasportarsi. Nash, personaggio probabilmente tra i più forti del gioco, tutte le normal sono praticamente safe e ha un sacco di opzioni per rispondere
a diversi tipi di offensive. Infatti il teleport di Dalsim viene subito punito con un sacco di danno da metà schermo. Dalsim prova a scivolare via da questa offensiva sempre più inarrestabile, ma non ce la fa. Sembra averlo colto abbastanza di sorpresa e gli interrompe il teleport con un ceffone. Cross up, 5 hit combo, è sufficiente a portare il personaggio in una posizione svantaggiosa ed eccolo all'angolo. Partono le combo coperte dalla cassa. Stun per Dalsim, vediamo se Nash ne approfitta. Tantissimo danno, ormai basta davvero pochissimo. Scimmia lì per la critical art e lo intercetta. Esce dall'angolo ma viene subito punito. E Piase. Nash wins. Passiamo al prossimo. Vediamo Mago, che dà anche il nome al team. Il mago del team. Con Kemi deve gestire Nash, che ha dimostrato di essere veramente pericoloso. Tuttavia Nash ha ancora ben due avversari da sconfiggere. La pressione psicologica si fa sentire in questi frangenti. E qui io sono di parte, quindi ti farò con tutta me stessa. Me stessa. Infatti. Tu sei te stessa in effetti, con questa Kemi. Ok. Vediamo un po' se potrai fortuna al team Wave Mage. Oppure perirai per il Sonic Boom di Nash, che infatti arriva subito con la sua offensiva, anche se non esagera, e si allontana appena Kemi blocca l'attacco. Overhead avanza, safe questa mossa in X di Nash. Mago prova ad approfittare dei salti di Nash e lo butta a terra con una presa. Non parte il mix up, teleport per uscire, combo KO. Vediamo un po', la pressione c'è anche da parte di Mago sicuramente, la pressione psicologica. Potrebbe chiudere qua il torneo per lui, chiudere qua il match. Ma Nash non vuole assolutamente abbandonare, la prende e la butta a terra. Inizia il mix up, vediamo un po', intercetta il salto, ottima lettura da parte di Mago. Ma Nash insiste e la spinge verso l'angolo. Overhead, lo butta all'angolo. Vediamo se ne esce Mago. Scimmia in mezzo, infatti lo prende. Che la situazione si stava switchando. Più o meno in parità, anche okay. Se Mago adesso ha il vantaggio di posizione. Ma si ristabiliscono le distanze. Si scambiano qualche attacco. Affonda un colpo, presa! E round è di Mago! Team Wave Mage ha un round di distanza dalla vittoria. Ok, questo è il final round. Tutto si gioca qui. Nash deve battere Mago per passare al turno successivo, mentre per Mago basta vincere un solo match per portare a casa la vittoria e chiudere qui l'incontro col team Play With Fire. E Nash arriva subito con una combo devastante che smette la vita di Kemi. Kemi ci prova, salta via, non viene punita, presa. Siamo più o meno lì. Nash affonda, arriva col teleport, ma non massimizza con la combo. Ricomincia Nash. Pochissima vita per Kemi. Vediamo se il torneo va avanti. E infatti va avanti. Sta. Nash wins. Mamma mia che hype! Ed ora è tutto in mano all'ultimo membro del team, Wave Mage! Fabisno, il tuo vicentino che ha spaccato a craniate lo stick! Guardate, Fab, fai vedere cosa hai fatto allo stick! Fai vedere la rabbia di Fab che ha distrutto tutto! L'abbiamo visto giocare prima, lui sta molto sulla difensiva, poi attacca, si ricopre, insomma come è bravissimo. Boxer, come un vero boxer, Mago che è un personaggio
quando può deve assolutamente fare più danno che può, ma finché non ha l'occasione giusta riesce a attendere un attimo, aspettare forse una apertura dell'avversario. Poi con Nash che ha pochissime aperture non è assolutamente facile entrare. Ma dietro che Nash subito lo spinge all'angolo e tenta un cross up che va a buon fine, non blocca una serie di attacchi. Sonic Boom che interrompe l'avanzata di Barog. Vediamo un po', Nash ha una grossa responsabilità perché serve un comeback eccezionale per il team. Tuttavia Fab va incitato perché questo primo round è stato forse troppo in difensiva, non sapeva come muoversi. Vediamo cosa ha imparato in questo scontro e inizia subito ad attaccare. Infatti ma Nash è pronto. E arriva la critica di Nash che lo porterà con una lead di vita davvero pericolosa per Barog. Ma tutto può essere. Overhead, inizia il mix up, fa pressione di continuo, non lo lascia stare un secondo. Ecco un attimo di credo per Barog e lo ferra, lo ferra, presa. Vediamo cosa comincia il mix up. No, Nash ricomincia sempre più verso l'angolo e questa presa. Il comeback! Il team play with fire! Gioca col fuoco! E all'ultimo round dell'ultimo match si porta a casa una vittoria eccezionale! Un applauso! E un abbraccio di gruppo! Bravissimi! Attenzione! E lo alzano al cielo! Biase!